Amici sportivi, benvenuti a questa nuova puntata di Mondo Futsal. Tra qualche istante risultati, classifiche, prossimo turno di tutte le squadre pontine impegnate nei campionati nazionali e locali. Solo tra qualche istante. Amici sportivi appassionati di calcio a 5, benvenuti a questa nuova puntata di Mondo Futsal. Vi ricordo come sempre subito i nostri contatti: www.mondofutsal.net e il canale YouTube, ovvero www.youtube.com/mondofutsal. Apriamo questa ricchissima puntata di Mondo Futsal con la Serie A1 e ovviamente in primo piano l'esonero del tecnico Luca Giampaolo da parte della Rapido Latina. Al suo posto arriverà molto probabilmente in pole position, cioè Mister Luciano. Ma andiamo a vedere subito i risultati di questa Serie A1. Acque Sapone Pescara 3-1, Asti Napoli 3-0, Futsal Città di Sestu Real Rieti 2-2, Rapido Latina Caos 4-3, SS Lazio Alterego Luparense 4-2, Fabrizio Corigliano Riposava. In testa alla classifica la SS Lazio vince il scontro diretto contro l'Alterego Luparense e dunque va a 16 punti, sempre agganciato a lei l'Asti 16 punti. L'Alterego Luparense rimane a 13, Fabrizio Corigliano 12, Real Rieti 11, Acque Sapone 10, Futsal Città di Sesto sempre 10 punti, Pescara 9, Caos 7, la Rapido Latina sale a 6 punti, Napoli 2. E andiamoci a vedere gli highlights di questa Rapido Latina Caos Calcio a 5. È una partita che non si può sbagliare, una partita che può aprire un capitolo nuovo in questo campionato, che per la Rapido Latina è stato finora caratterizzato da occasioni mancate, sfortuna e pesanti scivoloni. Nell'ottava giornata di campionato la formazione di Mister Giampaolo, penultima in classifica prima di questo turno, ha una grande chance, quella di accorciare la classifica avvicinando una rivale diretta, il Caos Futsal Calcio a 5, che precede di 4 lunghezze la compagine nerazzurra. Dal palazzetto dello sport di Via dei Mille un cordiale buonasera ad Enrico Pasquali Coluzzi. Sfida di vitale importanza perché naturalmente sono punti pesanti. Prende il leggero controtempo Pedotti che deve impegnarsi, adesso se la cava molto bene la formazione emiliana, il tiro e arriva il gol del vantaggio segnato da Tulli praticamente al primo tiro in porta. Ancora il tiro da parte del portiere Lion che poi conclude e mette dentro il gol del 2-0. Maina spara alla porta, Maina, bel numero da parte di Maina che segna un gol da fantascienza e fa infiammare il pubblico delle Palabianchini. Di tacco per Arellano, il destro di Arellano, ribattuto ancora Arellano, Terenzi, gol! Rete da parte di Terenzi, azione insistita. Dali nero per Lion, nessuna pressione su Lion, tiro in porta di Lion, Avellino ci mette il corpo e arriva il gol 3-2, ha segnato Kaka. Vediamo adesso se Terenzi riesce a concludere. Avellino di piatto, segna il gol del 3-3, lucido, freddo, glaciale, Luciano Avellino. Qui doveva gestire meglio la situazione, la Rapido salta di testa Maina, Bacaro, prova ad andarsene Bacaro sulla sinistra, Bacaro segna un gol da fantascienza, grandissimo gol da parte di Bacaro che indovina i giorni sul primo palo e beffa Lion, meravigliosa esecuzione da parte di Bacaro che era stato sottotono per tutta la partita ma ha trovato davvero un angolo incredibile sul primo palo, ha segnato un gol bellissimo. E la partita finisce, vince la Rapido, una partita sofferta, una partita che la formazione di Mister Giampaolo ha conquistato con le unghie e con i denti. Passiamo all'appassionante prossimo turno,
Caos, Fabrizio Corigliano, Alter Ego Luparense, Futsal Città di Sesto, Napoli, Rapido Latina, Pescara Asti, Real Rieti Acqua e Sapone e riposerà la SS Lazio. Ripartiamo dalla Serie B, andiamo a vedere risultati e classifiche come di consueto. Atlante Grosseto, Futsal Aprotino 5 pari, Foligno Calcio a 5, Prato Rinaldo 2 a 7, Olympus Marano Nursia Calcio a 5 2 pari, Perugia San Giorgese 8 a 1, Porto San Giorgio Civitanova 5 a 1 e Virtus Fondi Ardenza 3 a 4. In testa alla classifica l'Olympus con 17 punti, a seguire l'Ardenza Ciampino con 16, Maran Nursia Calcio a 5 13, Atlante Grosseto e Futsal Aprotino 11 punti, a 10 c'è il Prato Rinaldo, 9 punti per Porto San Giorgio e Perugia, 7 punti Foligno Calcio a 5, 6 per la Virtus Fondi, 3 Civitanova e a 0 punti ancora la San Giorgese. Ed ora andiamo a vedere gli highlights della partita della Virtus Fondi contro l'Ardenza Ciampino. Ce l'hanno messa tutta i ragazzi di Mister Rosigna. È arrivata una sconfitta, ma dalla loro parte c'è una grande prestazione. A voi il servizio.
Ringraziamo per questo servizio la redazione di Mondo Futsal del Sud Pontino, la Virtus Fondi che al prossimo turno sarà ospite del Civitanova Marche, una gara importante da vincere per la squadra di Mister Rosigna. Passiamo alla Serie C1 dove il Minturno torna alla vittoria 2-0, il risultato della squadra del Sud Pontino, le reti decisive di Da Silva e Duran, così festeggiano 3 punti. La formazione del Minturno, mentre niente da fare per l'Aprilia che viene travolta 5-0 dall'Active Network. Andiamo a vedere però tutti i risultati di questa Serie C1. Active Network, Eagles calcia 5, Aprilia 5-0, Anni Nuovi Ciampino, Civitavecchia 7-1, Atletico Civitavecchia, Capitolina Marconi 2-2, Città di Paliano, Lido di Ostia 4-3, il Minturno contro il nuovo Atletico Ferentino 2-0, Mirafin Lazio Calcetto 4-3, Real Castelfontana Albano 8-2 e TCP Virtus Palombara 1-3. Andiamo a vedere la classifica con Capitolina Marconi e Virtus Palombara a pari punti 28, a seguire Lido di Ostia e Active Network 21 punti, 19 per Anni Nuovi Ciampino, 18 per Mirafin, 16 Real Castelfontana e Albano, 15 punti per Atletico Civitavecchia e Nuovo Atletico Ferentino, 14 Città di Paliano, 10 per il Minturno e Civitavecchia, 7 Lazio Calcetto, 6 Eagles Calcia 5 Aprilia e TCP. Nel prossimo turno ci saranno 2 sfide importantissime per le squadre della nostra provincia. Infatti il Minturno sarà ospite della capolista Capitolina Marconi, mentre gli Eagles Calcia 5 Aprilia ospiteranno Città di Paliano. Passiamo alla Serie C2, dove sono tante le squadre pontine che disputano questo campionato. Con l'aiuto della grafica andiamo a vedere i vari risultati. Lo Sport Country Club Gaeta vince in esterna contro la SK Pomezia 9-3 e si insedia da sola al comando in virtù della sconfitta del Velletri in casa dell'Atletico Anzio Lavinio per 5-1. Pareggio tra Podgora e Gymnastic Fondi per 2-2, stesso risultato che ha visto protagoniste le 2 squadre di Cisterna, FC Cisterna e Vigor Cisterna. Pareggio anche tra Penta Pomezia e Sporting Giovani Risorse, mentre torna alla vittoria la Vis Fondi contro il Cintà di Minturno Marina. 2 pari anche tra Real Podgora e Gymnastic Studio Fondi. Ora vediamo la classifica con lo Sport Country Club al comando con 24 punti, Velletri 21, Atletico Anzio Lavinio e Gymnastic Studio Fondi 19, Real Podgora 15, Vigor Cisterna 14, Visfondi e Sporting Giovani Risorse 12, Penta Pomezia 11, FC Cisterna 8, ASC Pomezia Laurentum 7, Connect Calcia 5-5, insieme a Fortitudo Terracina e a 0 punti Città di Minturno Marina. Entriamo subito nel vivo delle immagini e delle emozioni di questa Serie C2. Partiamo con il derbissimo tra FC Cisterna e Vigor Cisterna. Le immagini sono state confezionate da www.scambiaffari.tv e il servizio è di Davis Pennesi. La partenza della partita è stata affidata alla Vigor Cisterna, che ha provato subito a mettere a cingere d'assedio la porta difesa da Marco London, tant'è vero che saranno proprio i ragazzi di Tonino Angeletti a passare in vantaggio nei primissimi minuti. Questa è l'azione che ha portato al calcio di punizione. Vediamo che l'arbitro ha fischiato il calcio di punizione proprio prossimità dell'area, e Contarino, un destro terrificante che London può solo vedere entrare in fondo al sacco, quindi vantaggio lampo della Vigor Cisterna nei primissimi minuti. Gara che sembra incanalarsi in favore alla banda di Tonino Angeletti. Cisterna rischia anche il cappotto di capitolare sulla battuta volante di destro di Gianluca Innamorato, ma London non deve metterci la mano. Vediamo che con il passare dei minuti però l'FC Cisterna si fa sempre più coraggiosa e intraprendente, con Emanuel tra i migliori in campo, e sarà Capitan D'Auria a pareggiare con un destro che si insacca sotto il 7 all'inchiodata del derby sull'1-1. Quindi tutto da rifare per la Vigor e l'FC che in questo momento si riporta sull'1-1. La squadra di Tonino Angeletti prova ad attaccare ma subisce le ripartenze velosi del sinistro magico di Ponzo, che fa una finta sul pallone, manda fuori giri il diretto avversario e poi con un diagonale preciso chirurgico batte Tonino di Chiara per il clamoroso sorpasso dell'FC Cisterna, che poi ancora con Emanuele spacca in 2 la partita, cerca
di portare a tre le marcature, ma questa volta è decisivo Tonino De Chiara in uscita bassa a togliere a Ponzo la gioia della doppietta. Ancora una volta Tonino De Chiara decisivo in uscita sull'F5, ribaltamento di fronte, prova Antonello D'Angelo, doppia conclusione sulla prima, London si risponde presente. È una partita apertissima nelle battute finali della prima frazione, perché le squadre si allungano in un modo clamoroso e le occasioni si contano da una parte e dall'altra. Questa ancora una volta capitata sul sinistro di Ponzo, che non inquadra la porta e salva la Vigor dal possibile 3-1, mentre dall'imbattamento di fronte Gianluca Innamorato spara addosso a Dauri al possibile pallone del nuovo 2-2, con l'ultima azione che porta negli spogliatoi le due formazioni con il parziale vantaggio dell'FC Cisterna. A ritorno in campo la musica non cambia, i ritmi sembrano non abbassarsi, con le due squadre che provano a fare loro la posta. Qui volo decisivo di Lidano, subentrato a London per un infortunio a cavallo dei due tempi, con la Vigor che sotto di una rete ci prova strombattuto, palla alta da buona posizione e ancora una volta ci prova Federico Innamorato, che prova a mettere in moto Antonello D'Angelo, ma regala il pallone agli avversari che rischiano ancora una volta il 3-1, ma ancora una volta Tonino De Chiara risulta tra i migliori in campo con l'opposizione di piede. Pregevole giocata di Ponzo e Emanuele, che su un fazzoletto vanno via con due ottime giocate, e ancora De Chiara in uscita sbarra la strada. Dall'altra parte Cagliazza ad accendersi con una doppia finta e poi sinistro però infranto sulla difesa dell'FC. Pozzo riparte, dall'altra parte Emanuele scarta Tonino De Chiara e poi non trova la porta da fuori posizione, in condizioni precarie al momento della battuta. Azione che si sviluppa sulla destra, Lillo Lidano prova a metterci una pezza e sarà laterale, è stato laterale per la Vigor, che continua in questa parte del secondo tempo a spingere sotto, ricordiamo, sotto il risultato dopo essere stato avanti. E proprio su una sbatti ribatti dentro l'aria la palla prima si inchioda sulla traversa e poi Gianluca Innamorato è lestissimo, è il più veloce di tutti a metterci la punta del piede e spingere la palla dentro. Quindi nuovo 2-2, la partita si infiamma e la Vigor adesso a fare la partita anche con il subentrato De Renzi. Buona la sua prova, dal suo ritorno in campo comunque ha dato fosforo alla formazione di Tonino Angeletti, che prova a spingere e vediamo qui la partita potrebbe prendere un binario differente di quello scritto e raccontato fino adesso, quando Lillo stende con il piede destro il numero 7 della Vigor e manda Federico Innamorato alla battuta. Il duello 3-2 però se la giudica Lidano, con una perfetta uscita e di piede nega e inchioda la partita sul 2-2 a Federico Innamorato di timbrare nel derby il tabellino dei marcatori. Attimi finali con Ponzo e il suo sinistro ribattuto che innesca un contropiede che Gianluca Innamorato sciupa così addosso a Giovanni Dauria invece di servire il compagno liberissimo in mezzo. Era l'ultima azione. Ed ora passiamo agli highlights di Atletico Anzio Lavinio Velletri e Real Podgora Gymnastic Studio Fondi, entrambi realizzati da Enrico Pasquali Coluzzi e da Matteo Arena. Obiettivo categorico per Anzio Lavinio, rialzare subito la testa e rimettersi in marcia dopo lo stop contro la capoclassifica Sporting Country Club. Non sarà per nulla facile, perché sulla sua strada in questa nona giornata di campionato arriva l'altra capoclassifica, il Velletri, che al pari dello Sporting Country Club ha finora vinto tutte le partite tranne che in una circostanza ed è prima dunque a quota 21 punti. Dal campo sportivo di Anzio un cordiale buonasera da Enrico Pasquali Coluzzi. Il Velletri inizia questo match con Sciotti in porta, poi Alessio Leoni, Diana, portiere Sciotti, vediamo se riesce a indovinare Jolly, Simone Moncada, il tiro, ancora una parata e poi riesce a liberare in qualche modo la difesa del Velletri. Ancora Simone Moncada che alla fine realizza, azione insistita e alla fine è riuscito a trovare l'angolino basso e a sorprendere Sciotti portando in vantaggio dunque la propria squadra. Questo match intanto ha conquistato il pallone molto bene e va anche a capolinea Simone Moncada, riparte in superiorità il Velletri, il tiro e una mezza papera da parte di Fonte Maggi su questa conclusione. Riparte allora Anzio Lavinio, qui ci sono gli estranei per poter far male, la formazione di casa in superiorità, vediamo se gestisce bene questa azione, il tiro da parte di De Marco, è mancata un po' di cattiveria e poi in seconda istanza è riuscito a trafiggere
che aveva ben impressionato nel corso della prima parte di stagione. Azione da manuale che è stata confezionata da Lanzio Lavinio, ha segnato Corsi sul passaggio di Clavari, non trattenuto da Francesco Manciocchi. Riparte allora Lanzio Lavinio e c'è il gol. È un turno di campionato avvincente, ricco di partite di vitale importanza. Una di queste vede di fronte la quinta forza del campionato, il Real Podgora, e la terza, la Gymnastic Studio Fondi, separate fra loro da quattro lunghezze, ma con le stesse ambizioni di mantenersi nell'aristocrazia della classifica. Dal centro sportivo di Borgo Podgora, un cordiale buon pomeriggio da Enrico Pasquali Coluzzi. Tutto pronto per vivere insieme questo match. Dunque, primo possesso a favore della formazione fondana, rimediato Zacchino, che adesso se ne va elegantemente creando un po' di scompiglio. Tiro in porta e gol, meravigliosa esecuzione da parte di Zacchino. Adesso c'è Bisecco, pallone che viene adesso servito dentro con il tiro e il pallone che ha varcato la linea di porta, ha segnato Teseo. Arriva dunque il fischio del direttore di gara, il tiro e il gol, ha segnato dunque il Fondi con Riso. Ultimi secondi di gioco, Podgora che prova adesso il tutto per tutto, il tiro, arriva il gol del pareggio proprio negli ultimi istanti di gara, quando ormai sembrava finita è arrivato l'acuto di Ciuffa e adesso dunque è veramente finita, perché dovrebbe mancare pochissimo e finisce qui. Incredibile esito di questo match. La Gymnastic Fondi, che aveva praticamente in pugno la partita, non è riuscita a vincere e dunque il Podgora ha conquistato proprio all'ultimo secondo, possiamo dire, il gol del pareggio con Ciuffa. Andiamo a vedere la classifica di questa Serie C2. Sport Country Club 24 punti, Velletri 21, Atletico Anzio Lavino e Gymnastic Studio Fondi 19, Real Podgora 15, Vigor Cisterna 14, Visfondi e Sporting Giovani Risorse 12, a 11 punti c'è il Penta Pomezia, 8 punti per FC Cisterna, 7 punti per ASC Pomezia Laurentum, 5 per Connect Calcio 5 insieme a Fortitudo Terracina e 0 Città di Minturno Marina. Il prossimo turno, Città di Minturno Marina contro FC Cisterna, Connect Calcio 5 Real Podgora, Gymnastic Studio Fondi, Vis Fondi, Sport Country Club, Penta Pomezia, Sporting, Giovani Risorse, Fortitudo Terracina, Velletri, ASK Pomezia Laurentum, Vigor Cisterna, Atletico Anzio Lavinio. È giunto il momento della Serie D, Girone A. Leggiamo i risultati con l'aiuto della grafica. Atletico Rocca Massima, Flora 92, 4-3. Città di Anzio, Lelle Nettuno, 7-4. Libo Calcio 5, Fortitudo Futsal Pomezia, 1-7. PR 2000 Aprilia, R11 Latina, 6-0. United Aprilia, Dilettanti Palasche, 4-3. Virtus Latina Scalo, Real Latina, 2-4. Ha riposato il Latina Scalo Cimil. Andiamo a leggere la classifica. In testa ci sono lo United Aprilia e Fortitudo Futsal Pomezia a 15 punti, Latina Scalo Cimil 13, Città di Anzio e Real Latina 12, a 10 punti c'è Lele Nettuno, 9 per Flora 92, Atletico Rocca Massima e Dilettanti Falasche 6 punti, Virtus Latina Scalo e PR 2000 Aprilia 3 punti, Libo Calcia 5 1, R11 Latina 0 punti. Andiamo a vedere adesso gli highlights, i gol e le emozioni di United Aprilia contro Dilettanti Falasche. Il servizio è confezionato da Davide Mancini e Gianfranco Marceddu. Amici di Mondo Futsal, buon pomeriggio da Aprilia per la sfida della sesta giornata del campionato di Serie D Girone A, United Aprilia contro Dilettanti Falasche. 4 le vittorie dell'Aprilia, una sconfitta. Si parte. Attenzione a Pignatello, si gira con il destro e arriva il vantaggio da parte dello United Aprilia con Pignatello. Il gol dell'1-0. Al posto di Torbiani, poi il piazzato e c'è il pareggio da parte delle Falasche con Meschini. Chiamato time out l'Aprilia. Petriani, il numero con la suola, va con il destro e arriva il gol del 2-1. Leggera deviazione di Galafate, arriva il vantaggio delle Falasche. Fa ripartire l'azione dell'Aprilia velocemente con Di Giorgio, appoggia Galafate, va con il destro Mangini, poi la conclusione vincente da parte di Di Giorgio ed è 2-2 il pareggio.
si infila in mezzo a tre, in vicolo cieco, 3 contro 1 per la Briglia che parte con Galietti, pallone messa al centro e arriva il gol di Pignatiello che porta avanti la Briglia, porta avanti Moroder. Ancora il numero 7, trova dall'altra parte Meschini che riesce a passare Meschini e c'è il pareggio delle Falasche. Pallone per Di Giorgio, spalla alla porta, c'è il fallo. Orlando Di Giorgio contro Mangili. Parte Di Giorgio, spacca la porta, è 4-3. Moroder va a proteggere il pallone. La sfida finisce qui, vince lo United Aprilia 4-3 contro le Falasche. Gara vibrante, ma alla fine sono i padroni di casa a festeggiare. Davvero tutto da Davide Mancini, grazie agli amici di Mondo Futsal. È il momento del prossimo turno, Dilettanti Falasche PR 2000 Aprilia, Flora 92 Città di Anzio, Fortitudo Futsal Pomezia, Atletico Rocca Massima, Lele Nettuno, Latina Scalo Cimil, Real Latina United Aprilia, R11 Latina, Libo Calcio a 5 e riposa la Virtus Latina Scalo. E per chiudere la Serie D, Girone B, nel raggruppamento del Sud Pontino, e può partire la grafica dei risultati di questa giornata nel raggruppamento del Sud Pontino, solita vittoria del Real Terracina che ha superato 7-4 il Suio, mentre l'Olympus Sporting Club ha vinto 3-2 in casa del San Giovanni Spigno, 8-6 invece la vittoria del Real Fondi sul Città di Pontinia Calcio a 5. La vittoria anche del Formia 1905 Calcio sui Nuovi Orizzonti 5-1, 4 pari invece tra DLF Formia Calcio e Atletico Sperlonga e la vittoria per concludere dell'Accademia Sport 5-3 sullo Sporting Terracina Calcio a 5. La classifica vede il Real Terracina Calcio a 5 in testa con 18 punti, a seguire Accademia Sport e Olympus Sporting Club con 13 punti, Suio e Real Fondi con San Giovanni Spigno 9 punti, 7 punti invece per DLF Formia Calcio, Città di Pontinia Calcio a 5, Formia 1905 Calcio, Sporting Terracina Calcio a 5 6 punti, Atletico Sperlonga 2 e Nuovi Orizzonti 1. E adesso vediamo gli highlights di Accademia Sport, Sporting Terracina Calcio a 5 con le riprese di Valerio Di Prospero. Vi ricordo che potrete trovare tutti i servizi su www.youtube.com/mondofutsaltv, nostro canale YouTube, e per tutte le news sul calcio a 5 Pontino potete andare sul nostro portale, ovvero www.mondofutsal.net. Un saluto e arrivederci alla prossima puntata.